Could you please take a seat? The next session will be in Italian, so if you need, there is a translation device just outside. Il professore Zamagni è stato fra i primi in Italia a riscoprire il valore, lo spessore e la contemporaneità dell'economia civile, attualizzando l'idea che l'uomo economicus non si deve solo nutrire di economia, ma anche di relazioni, di fiducia. È con grande piacere che chiamo il professor Zamagni sul palco. Grazie. Buonasera a tutti. Sono veramente molto lieto di partecipare a questo World Forum e lasciate che esprima gratitudine ad Accra per aver voluto organizzare questa iniziativa, sorbaccandosene anche tutti gli oneri che ne derivano. Nei pochi minuti che ho a disposizione cerco di dare risposta alla seguente domanda. Questo crescente interesse nei confronti della impresa sociale, social enterprise, social business e altri nomi che poi dirò, è qualcosa di contingente, di passeggero, oppure risponde ad un'esigenza reale riguardante la trasformazione della struttura delle nostre economie, delle nostre società? Se facciamo attenzione, è solo nel corso degli ultimi 10-15 anni al massimo che l'attenzione dei più è stata catalizzata su questa forma di impresa. Quindi la domanda che ho posto non è priva di fondamento. Ebbene, la mia risposta è che noi siamo nel bel mezzo di un processo di trasformazione radicale, radicale nel senso letterale, che va alle radici. Non ce ne rendiamo ancora conto perché lo stiamo vivendo, ma fra non molti anni avremo la possibilità di vedere che stiamo transitando da un modello di economia di mercato di un certo tipo, ereditata dal passato, ad un nuovo modello di cui dirò. Prima però una precisazione ed obbligo. Se facciamo attenzione, i modi di classificare in economia come in generale nel discorso pubblico le imprese sono sempre stati basati su due criteri. Da un lato il criterio del regime di proprietà e dall'altro il criterio che dice del fine, i greci direbbero del telos, che l'impresa vuole raggiungere. In base al primo criterio le imprese si sono distinte in pubbliche e private, a seconda che la proprietà fosse o pubblica o privata. Secondo l'altro criterio, quello del fine, le imprese si sono distinte in for profit e non profit. Ora, questa distinzione ha avuto in passato un certo senso, oggi è obsoleta, superata. Ed è, come dire, strano per un certo verso e per l'altro anche un po' antipatico che il mondo dell'università, in generale ovviamente parlo, ancora non abbia preso atto di questa novità. Basta controllare i libri di testo su cui studiano i nostri studenti universitari, basta leggere anche le pubblicazioni scientifiche nei diversi paesi, vediamo che c'è ancora questa arretratezza. Non ci dobbiamo meravigliare, perché ci vuole del tempo prima che certe mappe cognitive vengano a cambiare. E capite subito l'inadeguatezza di quella distinzione, perché prendiamo ad esempio l'impresa cooperativa. L'impresa cooperativa, in base ai regimi proprietari, è un'impresa privata, però non è un'impresa for profit, nel senso letterale, perché non persegue l'obiettivo della massimizzazione del profitto. E allora dove la mettiamo? Ecco perché fino a tempi recenti l'impresa cooperativa, nella letteratura economica scientifica, è sempre stata nel limbo, perché non si sapeva bene come considerarla, perché è un po' privata, però non persegue gli stessi fini dell'impresa cosiddetta capitalistica pura e così via. Al tempo stesso ci sono imprese for profit, non solo adesso ma anche nel passato, che hanno svolto funzioni socialmente molto rilevanti. E di nuovo, dove metterle queste, dove inserirle questi tipi di imprese?
Ecco allora perché dicevo siamo nel mezzo di questa trasformazione. Ed è la novità di questo tempo è appunto la emergenza ai diversi livelli del concetto di impresa sociale. Che questa venga declinata in una forma o nell'altra a seconda dei paesi è meno importante. L'importante è che si sta prendendo atto che si può essere imprenditori anche senza perseguire come fine primario l'obiettivo del profitto. Questo è molto difficile da far capire, soprattutto in certi paesi, perché quando si dice la parola impresa, tutti la declinano nel senso di cui appunto ho detto. Ora la domanda adesso diventa, come mai, quali sono le ragioni di fondo che ci aiutano a capire questa emergenza del concetto di impresa sociale? In altre parole, a cosa serve l'impresa sociale lato senso, in senso ampio? Ci sono problemi di questa fase storica che, questa è una tesi che io adesso non posso argomentare per ragioni di tempo, ma vi posso assicurare che esiste la argomentazione rigorosa, ci sono problemi che non potranno essere risolti se non lasciando all'impresa sociale uno spazio sempre maggiore, sempre crescente. Quali sono? Primo, il problema della modifica del sistema di welfare. Ormai lo sappiamo tutti che il modello da un lato di welfare state, di marca prettamente europea, con varianti da un paese all'altro, e il modello di welfare capitalism, che ha avuto la sua, diciamo, culla in terra d'America, per ragioni diverse non funzionano più e producono, come si dice, disservizi, ma soprattutto insoddisfazioni crescenti nelle nostre popolazioni. E allora si sta comprendendo che un nuovo sistema di welfare non può fare a meno di quelle forme di impresa che noi oggi chiamiamo appunto imprese sociali, in senso, dentro le quali ci sono le cooperative sociali, ci sono altre forme di cooperative e così via. Questa è un'acquisizione. E perché voi direte? Perché i due modelli di welfare che ho citato, il welfare capitalism e il welfare state, state vuol dire Stato, sono welfare che hanno un elemento in comune e sono entrambi redistributivi. Mentre il nuovo welfare verso cui stiamo andando deve essere un welfare di tipo generativo, il welfare generativo. Ma per realizzare il welfare generativo abbiamo bisogno di imprese, ovviamente sociali, che operano non da sole, ma in stretta collaborazione, e il concetto di co-production è una parola che è entrata ormai nell'uso corrente ed è stata coniata alla fine degli anni Ottanta in Inghilterra da uno studioso inglese, co-production, prima non esisteva questa parola, oggi ormai è entrata, dicevo, nel lessico appunto comune. La seconda ragione di fondo è quella che riguarda il tema della disoccupazione. Io non so se voi avete visto, ma se non l'avete ve lo consiglio, di leggervi questo rapporto di due studiosi di Oxford, dell'Università di Oxford, uno si chiama Fry, l'altro si chiama Osborne, che hanno stimato che nei prossimi 15 anni in America, Stati Uniti d'America, il 47% della forza lavoro attualmente occupata nei vari ambiti sarà displaced, cioè sarà eliminata. Perché? Perché la nuova generazione dei computers, cosiddetti computers umanoidi, che Google sta terminando di perfezionare in questi tempi, andranno a sostituire in una maniera mai vista nelle epoche precedenti e con una rapidità inaudita il 47% della forza lavoro. Allora la domanda diventa, e dove li mettiamo questo 47%? Una società, è inutile che poi parliamo di benessere se non risolviamo il problema dei problemi, perché la prima forma di benessere è dare il lavoro a tutti, perché se noi diamo il lavoro a tutti, state pur certi che molte delle altre cose di cui parliamo si risolvono da sole. E chi ha una mentalità di tipo assistenzialistico redistributivista che si preoccupa di trasferire denaro. Ma piuttosto che trasferire il denaro, vediamo di trasferire il lavoro. Non ci sarà bisogno di tutto il resto. E di nuovo, per realizzare un welfare di tipo generativo abbiamo bisogno di imprese sociali. Una terza ambito dove io vedo che
l'impresa sociale avrà una fioritura ignota alle epoche precedenti è quella che riguarda la tematica ambientale. Perché noi sappiamo che i beni ambientali sono beni comuni. In inglese si dice commons, i beni che non sono né privati né pubblici. Allora, bisogna che una volta per tutti passi nella testa degli economisti soprattutto, che hanno la testa molto dura, come sapete, l'idea che la gestione di un common non può essere né di tipo privatistico né di tipo pubblicistico. Deve essere una gestione, come si dice in gergo, una governance di tipo comunitario. Ma quando andiamo a mettere l'accento su questo aspetto e ci chiediamo ma chi è il soggetto economico che può realizzare questa governance di tipo comunitario, la risposta è appunto l'impresa sociale. Ecco allora un terzo. Infine c'è un quarto ambito, vedo che il tempo corre quindi mi devo affrettare, ma è veramente molto interessante. Una recente indagine dell'OCDE di Parigi, riferita ai paesi dell'OCDE, quindi i paesi cosiddetti più avanzati, ha messo in evidenza un paradosso a cui non eravamo abituati. Il paradosso, sapete che paradosso è parola greca che vuol dire sorpresa, meraviglia, e cioè l'ingresso delle nuove tecnologie del digitale negli ultimi 20 anni, per l'esattezza 22 anni, anziché aumentare la produttività del sistema, l'ha abbassata. Questo è un punto che è veramente è un paradossale, perché mentre nei 20 anni precedenti la produttività era aumentata tra tutti i paesi dell'area OCSE del 2,6% all'anno, nei 20 anni successivi, cioè tra il 1991 e il 2013, è aumentata di 1,7%, con differenze tra paese e paese, però la media è questa. Allora la domanda diventa, ma come? Abbiamo le nuove tecnologie del digitale, super potenti, che fanno quasi tutto, eccetera, e come mai la produttività è diminuita? E questo spiega fra l'altro i problemi anche di finanza pubblica, ma non si può parlare di questo. Ebbene, la risposta che è stata trovata, e che è veramente interessantissima per noi che siamo qua, è che la ragione principale, non unica, ma principale, che spiega questo apparente paradosso è la mancanza di innovazione sociale. Voi mettetela come volete. Quindi chi fino a alcuni anni fa irrideva o addirittura sbeffeggiava chi parlava di innovazione sociale, adesso, se fosse intellettualmente onesto, dovrebbe scrivere sui giornali mi sono sbagliato, e invece non lo scrivono perché sapete com'è la cosa. Ebbene, nel momento stesso in cui si parla di innovazione sociale, voi capite che il concetto di impresa sociale diventa di nuovo al centro dell'attenzione. Ecco allora, capite, queste quattro aree che ho brevemente citato sono più che sufficienti per rispondere alla domanda come mai in questo ultimo ventennio e forse meno si va parlando con intensità crescente dell'importanza strategica del fare impresa sociale. Quindi non è perché a qualcuno che ha dei sentimenti morali, come avrebbe detto Adam Smith, che è compassionevole, eccetera. Ci sarà anche quella componente, ma ci sono ragioni strutturali. E queste ragioni strutturali sono più che sufficienti per farci cogliere. C'è un ultimo punto. Voi sapete, in America nel 2010 una legge ha istituzionalizzato la forma della B Corporation. B significa Benefit Corporation. Ora, in Europa ancora nessun paese europeo ha prodotto una legge per rendere legalmente accessibile le B Corporation. Lo devo dire con un pizzico solo, pizzico di sano orgoglio. L'Italia è il primo paese in Europa che ha depositato al Parlamento un disegno di legge, nessuno sa quando verrà discusso, un disegno di legge per istituzionalizzare le B. Voi direte, ma perché è importante? Perché se non c'è questa legge, queste imprese non possono essere registrate nelle Camere di Commercio e non possono ottenere finanziamenti dall'Unione Europea. Quindi il problema non è tanto formale, uno potrebbe dire ne facciamo a meno. L'Italia
ha creato le cooperative sociali nel 1971 nel Bresciano, e la prima legge sulle cooperative sociali è di 20 anni dopo, 1991. Quindi, però in questo caso dobbiamo tener conto del risvolto immediatamente economico finanziario. Ecco allora perché questa novità delle B Corporation, e la B Corporation è un'impresa come tutte le altre, che però mette nello statuto che il suo obiettivo non è solo il profitto, è anche il profitto in una forma adeguata, si dice fair profit, per distinguerlo tra non profit e for profit, ma il perseguimento di altri obiettivi. Ognuno sceglie se operare sul sociale, sul welfare, sulla produttività e così via. Chiudo dicendo, tutto questo dove va a parare? Cioè questo movimento che è in atto e che sicuramente avrà sviluppi di straordinaria rilevanza nel prossimo futuro, dove ultimamente va a terminare? E qui lasciate che ve lo dica, ad una trasformazione epocale. E cioè dire, i processi di cambiamento, come voi la storia ci ha insegnato, possono essere di due tipi. O le rivoluzioni, però sappiamo come sono andate a finire le rivoluzioni. Oppure le trasformazioni. Quello attuale segue la strategia della trasformazione. E la trasformazione è nel senso di rendere civili i mercati. Voi sapete che i mercati sono di due tipi, civili e incivili. I mercati civili sono quelli che includono, ecco perché si chiamano civili, perché civile rinvia a civitas, e la civitas è la comunità dove tutti vivono, dove il bene comune viene realizzato. I mercati incivili sono quelli che invece escludono, che applicano il modello di una forma di darwinismo sociale che Schumpeter chiamò della distruzione creatrice. Solo che Schumpeter l'aveva applicata all'inizio del 1900 a particolari settori del manifatturiero. Adesso c'è in giro per il mondo qualche maître à penser, dicono i francesi, si fa per dire maître à penser, che dice che bisogna applicare il darwinismo sociale, perché in questo modo si rafforzano i più bravi, i più efficienti, i più produttivi. E bisogna che io lo dica. Chi ragiona così, anche se è in cattedra universitaria, è un imbecille, uno che non sa niente di teoria economica, anche se si picca, perché è sostenuto da centri di potere, di essere, come dire, il novello Genovesi o il novello Adam Smith. Questa, secondo me, è una prospettiva di civiltà di straordinario interesse, cioè battersi perché le nostre economie di mercato tornino ad essere come lo furono all'inizio. Perché lasciate che qui io lo dica, prima ho apprezzato l'intervento dell'amico scozzese, però bisognerebbe dirgli all'amico scozzese che un po' di storia bisognerebbe conoscere. Perché l'economia di mercato non è nata in Scozia con Adam Smith, l'economia di mercato è nata nel 1400 in Toscana. E se uno non lo sa bisogna che vada a studiare, altrimenti sembra che tutto sia nato in... Ora Adam Smith, nessuno più di me può ammirare Adam Smith. Però Adam Smith era stato a Parigi e aveva imparato quello che ha scritto nella Ricchezza delle Nazioni dal libro di Antonio Genovesi, che era stato pubblicato 25 anni prima. Queste bisogna sapere, queste cose. Lo dico perché? Non per rivendicare, ma perché la ragione ultima per la quale l'economia di mercato nasce, nasce per includere tutti. Quindi quello che oggi noi stiamo vivendo è in un certo senso un ritorno alle antiche radici. E secondo me, con questo concludo, questo è un motivo più che sufficiente per indurci ad andare avanti, a superare le difficoltà che ce ne saranno. Ancora per un po' di anni ci saranno le prese in giro da parte di chi pensa di essere più colto, quando invece non è vero niente. Però nonostante tutto questo, noi sappiamo che il nostro, come dire, destino va nella direzione giusta. Ed è questo motivo di grande gioia e di grande consolazione, battersi e operare perché questo obiettivo venga realizzato il più presto possibile. Grazie molto e buon lavoro a tutti. Grazie. Perfetto. Ma la prego di accomodarsi, così può partecipare alla conversazione che avremo fra poco. Ed è di nuovo con grande piacere, devo dire professore che lei mi è anche particolarmente simpatico perché è della mia regione, quindi siamo emiliani, no? Sono romagnolo.
Vabbè, io sono emiliana, troppo campanilista. Ho il piacere di presentare un altro pioniere in Italia. 20 anni fa ha fondato il magazine più importante del terzo settore in Italia. È stato un attento osservatore di quello che è successo nell'economia sociale, l'ha promossa, si è speso in battaglie e nel 2010 è anche riuscito a quotare la prima realtà non profit in una borsa valori, la borsa valori di Milano. Prego Riccardo. Grazie. Grazie mille. Il pioniere era per sottolineare l'età, credo, ma comunque grazie a Elena. Insomma, è stato bello stare qua oggi perché c'è molta energia, tentazione di trasferirsi a Taiwan, che mi sembrava un bel programma. Le mari siamo partiti prima, però si arriva un po' più stanchi, no? Quindi va benissimo. Credo che il senso di questa pagina che adesso facciamo è quello di restituire anche a ospiti che vengono da ogni parte del mondo cos'è l'impresa sociale in questo paese, no? Cos'è l'impresa sociale in Italia? E allora chiamo subito, così acceleriamo i tempi perché dobbiamo recuperare un po' rispetto alla tabella di marcia, Stefano Granata, del gruppo, presidente del gruppo cooperativo CGM, Vincenzo Linarello del gruppo cooperativo GOEL, Antonio Tinelli della comunità di San Patrignano, eccolo, Pino Bruno, Consorzio La Città Essenziale. Ecco, loro, diciamo, rappresentano delle esperienze d'eccellenza del panorama. So che state facendo anche dei tour dentro le imprese sociali, giusto, Elena, in questi giorni, e loro rappresentano sicuramente delle eccellenze nel panorama dell'impresa sociale, e quindi chiedo a loro, in tempi brevi, se riusciamo a stare nei 10 minuti, così poi magari ci facciamo una domanda e ricoinvolgiamo il professor Zamagni, di restituire, diciamo, soprattutto i punti di innovazione o anche i punti problematici che vedete per metterli in comune rispetto a storie, anche le loro, non recentissime, no? Sono storie, comunque, come diceva Zamagni, rappresentano l'eccellenza di quel sistema delle cooperative sociali che è stato legiferato nel 1991 in Italia, che però ha radici più profonde. E la legge delle cooperative sociali dice bene quello che ha spiegato il professor Zamagni, perché all'articolo 1 di quella legge si dice che la cooperativa sociale sono imprese private che però perseguono un interesse generale, no? Questa è stata la formulazione della legge. Adesso in Italia c'è anche una riforma che è discussa in Parlamento, che dovrebbe permettere, diciamo, su questo tronco di fare nascere nuovi rami e nuovi germogli, no? Speriamo che prima o poi accada. Porteremo l'esempio di Taiwan, che per la deregulation mi piaceva tantissimo, tantissimo. Allora, partirei da Vincenzo Linarello, non solo perché è il più in fondo, lontano da me. Vincenzo Linarello viene da una regione dell'Italia, è la Calabria, quindi una regione complicata, e il suo gruppo cooperativo, che fa tantissime cose, però negli ultimi anni ha avuto punti di innovazione straordinari. Per esempio Vincenzo Linarello ha recuperato un'arte antica delle donne calabresi nel tessere dei tessuti e ha fatto una linea di moda che sta avendo successo. Infatti, lo dico subito, tra poco deve scappare perché deve esportare queste cose anche all'estero, e so che ha un problema di trasporti. Quindi Vincenzo, do a te la parola, se vieni qua, io sto da parte così vi faccio paura. Okay. Grazie. Come ha detto Riccardo, vengo da una regione, la Calabria, e in particolar modo alcune zone della Calabria che sono, diciamo, complicate da molti punti di vista. I due problemi più grossi: uno è la disoccupazione giovanile,
siamo in territori dove si arriva al 75% di disoccupazione giovanile e la Calabria, ahimè, è la terra da cui si sta diramando in Italia e nel mondo una delle mafie più potenti al mondo, che è l''ndrangheta. All'interno di questo territorio l''ndrangheta, in collaborazione con un reticolo di poteri occulti, controlla i bisogni delle persone e costruisce un sistema di precarietà dove sostanzialmente la mobilità sociale, la promozione delle persone, dei gruppi sociali, non avviene sulla base del merito, ma avviene sulla base delle appartenenze di potere, degradando il tessuto economico e sociale di questa area del paese. Noi siamo partiti da lì e siamo partiti con un'azione chiara. Ovviamente la sproporzione di un gruppo di cooperative sociali, qual è il gruppo GOEL, di fronte a una mafia di portata mondiale come l''ndrangheta, è evidente. L'unica nostra reale possibilità era agire sul piano della delegittimazione. Qualunque organizzazione di morte si fonda su presupposti di legittimazione falsi che portano a far sì che i propri membri e il territorio circostante possano seguirli. Noi ci siamo detti, noi dobbiamo distruggere questi presupposti. Come? Attraverso l'etica. Attraverso un'etica che non si accontenta di essere solo giusta, ma diventa vincente sul mercato. Il motto di Goel è: l'etica non può accontentarsi di essere solo giusta, ma deve diventare efficace. Per raccontare questo concetto che noi esprimiamo in più settori, vi cito due nostre iniziative, una in ambito agricolo e l'altra nell'ambito appunto del tessile e della moda. La prima è Goel Bio. Siamo partiti dalle aggressioni che l''ndrangheta fa in ambito rurale alle aziende agricole. Aggressioni silenziose, perché le campagne non fanno rumore sui giornali, ma aggressioni che portano all'esasperazione un sacco di persone che alla fine si piegano e si assoggettano alla mafia. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo messo in cooperativa le aziende agricole vittime dell''ndrangheta. Abbiamo creato un marchio di prodotto che consentisse a queste aziende agricole di poter vincere sul mercato. Lo abbiamo dotato di connotati etici forti, ma soprattutto abbiamo cercato di combattere lo sfruttamento strutturale del mercato agricolo. La Calabria è famosa per le arance, per gli agrumi, e gli agrumi, le arance, nei miei territori arrivano ad essere pagati 5 centesimi al chilo ai produttori. Ovviamente capite bene che è impossibile che il lavoro sia legale pagando 5 centesimi al chilo le arance. A questo punto abbiamo costruito una filiera di distribuzione dove abbiamo bypassato tutti i distributori, i grossisti, gli intermediari, andando a costruire direttamente degli accordi con la grande distribuzione o con i circuiti commerciali equosolidali. E riusciamo oggi a garantire ai nostri soci produttori un prezzo minimo per le arance di 40 centesimi al chilo, che è 8 volte più di 5 centesimi. In cambio, loro si sottopongono a un protocollo etico di controllo della produzione nei campi, dove noi, senza preavviso, a sorpresa, possiamo andare nei campi a controllare i lavoratori nei campi se sono pagati regolarmente, sindacalmente. Se c'è un solo lavoratore che non è pagato sindacalmente, l'azienda viene espulsa dal sistema e abbiamo previste delle sanzioni contrattuali, oltre quelle previste dalla legge, che partono da 10.000 euro in su per ogni persona non sindacalizzata che andiamo a trovare nei campi. Questa realtà qui è diventata comunicazione sul prodotto e stiamo creando degli accordi importanti con la grande distribuzione. Il primo accordo importante è con il gruppo Ecornatura Sì, che è la più grande distribuzione di prodotti biologici in Italia. Noi facciamo solo prodotto biologico perché ci pare il minimo per il rispetto della nostra terra e per il rispetto anche dei consumatori. E questa grande catena di supermercati biologici, supermercati Natura Sì in Italia, non solo vende tutti i nostri prodotti, noi facciamo agrumi, olio di oliva, marmellate, altri prodotti freschi, ma soprattutto comunica la battaglia degli agricoltori uniti contro l''ndrangheta.
E a questo si aggiunge anche il fatto che questo gruppo di grande distribuzione è entrato nella compagine di GOEL Bio, della nostra cooperativa sociale agricola, ed è un socio sovventore, un azionista di GOEL Bio, partecipando quindi anche al rischio d'impresa dello stesso suo fornitore di prodotti. Una seconda iniziativa invece parte dal recupero di un'antichissima tradizione tessile. La Calabria in Italia è la regione con la più antica tradizione di tessitura a mano. I primi telai a mano risalgono all'epoca della Magna Grecia. Questa tradizione si è mano a mano perduta. Un gruppo di giovani donne che abbiamo incontrato nel nostro cammino ha deciso di salvare questa tradizione ed è andata dalle vecchiette, ancora alle poche ultime depositarie di questa tradizione orale, per chiedere loro di trasmettere i segreti della programmazione del telaio a mano, segreti che venivano tramandati da madre in figlia oralmente attraverso delle canzoni, delle nennie, delle cantilene. E nei versi di queste cantilene c'erano nascoste le istruzioni su come programmare i telai. Noi abbiamo registrato queste nennie, abbiamo ricostruito i telai di un secolo fa e poi abbiamo visto che però l'artigianato costa tanto, perché per fare un metro di tessuto fatto a mano ci si impiega da 3 a 6 ore di lavoro. Pagato sindacalmente, giustamente, alle tessitrici, era impossibile vendere sul mercato locale questo prodotto. Ci siamo detti, se il tessuto è prezioso, deve andare a finire in abiti preziosi. Quindi l'unico segmento che ci sembrava che potesse pagare questo prezzo era l'alta moda. Allora abbiamo fatto il primo marchio di alta moda etica in Italia, Cangiari, che dall'idioma, dal dialetto locale vuol dire cambiare, e abbiamo dotato di un ulteriore connotato etico questo marchio, perché è il primo marchio di fascia alta della moda italiana ad essere completamente biologico, biologici i filati, biologici i tessuti, biologici le colorazioni. Siamo andati a Milano, abbiamo uno showroom che è in un bene preso all'andrangheta, perché l'Italia ha una legge che confisca i beni alle mafie e li dà alle imprese sociali, e abbiamo cominciato a partecipare alle settimane della moda a Milano, poi alle settimane della moda a Parigi. Oggi il marchio Cangiari, svincolato da un'idea povera o sociale vista come povera, ma dentro un'immagine di altissima qualità, e nelle boutique più importanti d'Italia. Tutto questo, e chiudo, ci porta a una riflessione. Noi spesso siamo stati abituati, anche nel mondo dei prodotti equosolidali, nel mondo dei prodotti sociali, delle imprese sociali, a pensare che dovevamo sensibilizzare il consumatore finale e dire al consumatore finale: tu devi fare un sacrificio in più, comprare questo prodotto perché è fatto dalle imprese sociali, perché ha una valenza etica. Io credo che oggi noi dobbiamo provare a rovesciare questo paradigma e a dire esattamente il contrario. Vedi questo prodotto, vedi che è di altissima qualità, vedi che non ha nulla di meno dei prodotti commerciali, industriali, delle multinazionali. Sai perché è così bello e così di alta qualità? Perché è etico. Noi dobbiamo provare a vincere la sfida di un'etica che riesce ad essere qualitativamente migliore o superiore a tutto quel circuito economico che invece crea rovina, morte, distruzione e fa involvere il pianeta. Grazie. 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 Grazie a Vincenzo Linarello, che ci ha lasciato questo messaggio che credo possa essere molto bello e interessante per tutti. Cioè, l'etica deve vincere perché è più bella, è più attraente, perché vince sulla qualità, no? Quindi questo mi sembra veramente un bel paradigma. Risaliamo di poco l'Italia e chiamo l'amico Pino Bruno, che è presidente del Consorzio della Città Essenziale e di Matera che sarà capitale europea della cultura nel 2019, no? Giusto? E anche la loro, diciamo, è un consorzio che fa tante cose, ma ha sempre colpito una cosa in particolare, cioè il welfare. Loro riescono a produrlo, non solo a consumarlo,
E questo è un altro aspetto, credo, importante, ed è uno dei loro tratti caratteristici, ma lascio a te la parola. Grazie. Ringrazio Riccardo e un buon pomeriggio a tutti quanti voi. Ho delle slide che mi aiuteranno in questo piccolo percorso, ma anche per dare a voi un po' il senso. Consorzio della Città Essenziale è un consorzio, una piccola realtà, la definisco io, della nostra Basilicata che opera a Matera e che ha alcuni numeri che sono per noi significativi. Lo dico anche perché quest'anno, peraltro, la Città Essenziale è un consorzio che festeggia i 15 anni di attività. Proprio in questi giorni li abbiamo festeggiati. Ed è un consorzio che passa dal 2000, dalle 4 cooperative alle 33 cooperative sociali, 33 imprese sociali, con anche un'occupazione importante che è un dato per noi significativo, non solo per le persone che sono occupate, oltre 570, ma è un dato significativo rispetto al valore generato per i giovani che sono impiegati e occupati e per le donne che esse stesse sono protagoniste nel percorso di impresa sociale. Alcuni dati numerici, solo per dare qualche flash, il dato del fatturato aggregato del consorzio che supera i 12 milioni di euro e con una redistribuzione nel rispetto dei principi della mutualità, perché poi di fatto il consorzio è una cooperativa sociale che aggrega altre cooperative sociali, che supera il 94% in questi anni. Che cosa è accaduto? Negli anni passati, faccio un piccolo passo indietro nel 2010, quando la Città Essenziale ha cominciato ad avvertire una significativa difficoltà di tipo economico. Qual è la difficoltà di tipo economico? Relativamente al fatto che tutte le imprese sociali in questo momento, in questa fase storica, stanno vivendo, e cioè la contrazione delle risorse economiche del welfare. Perché questo? Questo ci ha, da un lato, stimolato ad un pensiero nuovo, ad un pensiero diverso, partendo da alcune parole chiave per noi, che non sono per la verità solo queste, ma in modo semplificativo le racconto così, che è un po' il modo per rispondere ad una necessità evidente in quel momento rispetto al quale le risorse del welfare, dello Stato, delle regioni venivano meno, e anche perché poi negli anni, va detto anche un'altra cosa, le cooperative sociali e le imprese sociali sono sempre state troppo legate all'apparato pubblico. Noi avevamo la necessità di svincolare l'appartenenza o il legame con l'apparato pubblico per essere più protagonisti di cosa? Di quello che già facciamo. Un protagonismo territoriale, perché le cooperative sono strettamente legate con il territorio, perché collaborano a stretta relazione con le persone che sono gli stessi nostri utenti, ma non solo, e la nostra comunità, ma che generano anche un'economia. Ovviamente questo aveva bisogno anche di un'innovazione che passa attraverso un processo di coprogettazione, di coproduzione, ma fra chi? Fra tutti gli attori economici di quel territorio, quindi non solo le imprese sociali, non solo il terzo settore, ma il profit. Lì abbiamo avviato relazioni significative con il mondo profit, con il quale abbiamo condiviso una missione verso quel territorio, verso la valorizzazione di quelle che sono le risorse e verso anche un impianto nuovo, un modello diverso che potesse restituire alle comunità le risorse economiche. Una contaminazione dei saperi. La contaminazione dei saperi per noi è la Città Essenziale, li trova e in modo significativo in cosa? Nei luoghi. Luoghi come questo nel quale sono onorato di essere presente, perché consente anche a noi di scambiare le relazioni, che è un valore importante anche rispetto a quelle che sono le idee che possono essere sviluppate, ma non solo, le nostre reti di appartenenza, quindi cooperative, fede e solidarietà, la nostra rete CGM, luogo per noi principale all'interno del quale possiamo sviluppare e moltiplicare quelle opportunità e quelle idee attraverso le relazioni strette, larghe e le filiere corte o più lunghe o meno lunghe che siano con tutti gli attori che in Italia vi operano. È il tema della responsabilità sociale. A quel punto, da queste parole chiave, abbiamo immaginato che forse era il caso cimentarsi in che cosa? In un'azione imprenditoriale pura. Abbiamo, fra virgolette, lo dico così, sfidato un po' quello che normalmente il profit fa, con una visione diversa. E abbiamo cominciato a immaginare alcuni modelli. Ne abbiamo già sviluppati tre, per la verità. Io vi farò vedere alcune slide per darvi contezza di quello che è stato realizzato e anche uno dei tre progetti che è in corso e che avvieremo a brevissimo. Partiamo da dove? La Basilicata, un luogo di eccellenza per noi, ovviamente rispetto a quello che è un'affluenza potenziale turistica, anche rispetto al tema Matera 2019, ma da un lato anche la valorizzazione enogastronomica del nostro territorio, quindi la qualità e l'eccellenza enogastronomica.
qual è il punto? Esatto, siamo a Expo, quindi cade ad hoc. Il punto qual è? È che nella valorizzazione gastronomica noi abbiamo tante cooperative nostre che fanno inserimento lavorativo, quindi che inseriscono persone svantaggiate e che ne fanno produzione. Occorreva creare una filiera di commercializzazione, un brand, una politica di marketing, ovviamente, che potesse consentire a quel prodotto di essere venduto. Ma non solo, nella relazione abbiamo contaminato chi? Anche gli altri soggetti profit, le piccole aziende del territorio che hanno piccole produzioni e che fanno fatica a commercializzare quei prodotti, li abbiamo messi insieme, abbiamo creato una sostanziale rete territoriale attraverso un brand unico che è Panecotto. Panecotto è un brand che aggrega i prodotti dell'enogastronomia di eccellenza lucana, sono tutti prodotti che non sono sulla grande distribuzione, non me ne voglia qualcuno per la grande distribuzione, ma è una scelta precisa quella che abbiamo fatto noi. Qual è il senso di quello che abbiamo fatto? Quindi commercializziamo il prodotto, lo facciamo degustare. Adesso siamo arrivati dal 10 di giugno anche in Piemonte, a Moncalieri, con un progetto di sperimentazione all'interno della nostra federazione. Il senso qual è? È che noi qui facciamo una vera operazione di impresa sociale, ma la finalità di quell'utile, di quel business che noi creiamo, per noi è ridistribuzione alle comunità. Come? 25 euro di utile per noi sono un'ora di assistenza domiciliare gratuita agli anziani. Quindi tutto l'utile che noi facciamo attraverso la valorizzazione del territorio viene totalmente ridistribuito alle nostre comunità in servizi di welfare, come attraverso le nostre cooperative. Quindi cambia lo scenario in modo radicale, perché in questo caso non è più l'ente pubblico che ci affida il servizio, siamo noi stessi che produciamo appunto il servizio, le risorse economiche e le restituiamo alla comunità. È un po' come dire redistribuire quelle ricchezze, perché poi chi acquista i prodotti è una nicchia medio-alta, quindi è anche un cliente potenziale che ha anche risorse economiche tali per poter da un lato apprezzare la qualità, ma anche spendere risorse economiche rispetto alla produzione. Dopo l'enogastronomia siamo passati ad un altro progetto. Ah, perdonatemi. Su Panecotto vi do un dato significativo, noi abbiamo chiuso la sperimentazione a dicembre 2014, siamo in questi giorni nella fase di affidamento dell'investimento fatto totalmente dal consorzio, totalmente con risorse private, ad una cooperativa socia del consorzio, e questa è la nostra modalità. Noi abbiamo creato, come se fossimo un incubatore a tutti gli effetti, un'opportunità di impresa che adesso verrà trasferita ad una cooperativa, ad un'impresa sociale, socia del consorzio della città essenziale. L'energia solidale. Nel mentre Panecotto andava avanti nella sua sperimentazione, abbiamo approcciato un altro tema, che è quello dell'ambiente, quello dell'energia, la produzione di energia rinnovabile, il fotovoltaico. Di qui abbiamo messo in moto lo stesso concetto progettuale, e cioè quello di investire in questo caso in energia per ridistribuire tutti quanti gli utili in servizi welfare. Abbiamo attivato diversi impianti fotovoltaici utilizzando da un lato i tetti delle famiglie nostre stesse, socie piuttosto che utenti, ma anche tetti degli edifici pubblici. Nel momento in cui anche l'installazione del fotovoltaico ha avuto una, come dire, dimensione più di autoconsumo piuttosto che di produzione, siamo passati dalla produzione di energia all'efficientamento energetico. Siamo passati a cosa? A proporre alle amministrazioni comunali l'efficientamento energetico dei loro paesi, della pubblica illuminazione stradale e degli edifici pubblici. Siamo nella fase nella quale diverse amministrazioni comunali stanno già con noi collaborando per fare cosa? Per modificare l'impianto di efficientamento energetico. La città essenziale diventa il soggetto che ne fa l'investimento. Nel momento in cui vi è un risparmio economico sensibile rispetto all'efficientamento energetico, l'amministrazione comunale si impegna quel risparmio a distribuirlo esclusivamente in servizi di welfare. Va detta una cosa, e qui è anche un pochettino la sfida, il punto non è quello di aver proposto all'amministrazione pubblica una nuova progettualità, perché nel momento in cui noi lo proponiamo, l'amministrazione pubblica deve seguire quella che è la legge che impone, ovviamente, e in modo anche chiaro, che è la 163 sui pubblici appalti. Per cui l'amministrazione pubblica prende il nostro progetto, lo mette a bando, perché il project financing prevede questo. Potrebbe succedere, come è successo, che non è la città essenziale ad aggiudicarsi l'efficientamento energetico, ma qual è il senso di tutto questo? È che quel soggetto che si aggiudicherà quell'appalto sarà obbligato a restituire quelle risorse in quel comune. Quindi qual è la sfida che noi abbiamo lanciato? È il cambiamento culturale e l'approccio, perché in questo caso quelle risorse economiche dovranno in ogni caso essere ridistribuite in servizi welfare in quel paese, in quella comunità. Terzo passaggio, e sono in conclusione.
cogliendo l'opportunità che ci viene da Matera 2019, noi non potevamo non tenere a mente l'opportunità che lega il turismo, la cultura e l'accessibilità. Abbiamo realizzato da poco una nuova progettazione legata al turismo accessibile per persone con bisogni speciali. Non abbiamo fatto altro che valorizzare in questo caso quello che le cooperative già svolgono in termini di servizi, creando un matching con le strutture ricettive, quindi non ci sovrapponiamo con quello che è l'albergatore o colui che fa attrazione turistica o accoglienza turistica, ma andiamo a rendere servizi. In questo caso Open City per noi non è altro che un paniere di servizi che vengono venduti, così come accade su Booking. Quando ognuno di noi è prenotato un albergo, a settembre ci sarà un Booking in sperimentazione fino a marzo prossimo, poi entrerà a regime da marzo 2016, dove la persona che ha bisogno di un'assistenza per il proprio caro, che è dializzato e deve fare 3 giorni a settimana la dialisi in una struttura sanitaria, noi possiamo realizzarlo. Se ha bisogno di una babysitter, noi possiamo fornirlo. Se ha bisogno di un'accoglienza di una persona che assiste la propria persona con disabilità, noi lo possiamo fare. Cosa facciamo in questo caso? Non facciamo altro che approcciare risorse private da una domanda privata legata al turismo. Questo è l'altro elemento che abbiamo realizzato, è già in fase di avvio e di sperimentazione, dove abbiamo messo insieme ovviamente tutte le strutture ricettive, partendo da Matera, ma sarà esteso successivamente a tutta la regione Basilicata. Faccio solo una considerazione, che è un po' quello che noi come città essenziale abbiamo sposato negli ultimi anni, e cioè non solo quello di essere il soggetto che in questo caso fa con qualità, con professionalità, con grande motivazione per le proprie persone i servizi e li rende alla pubblica amministrazione, ma soprattutto essere protagonisti di quello che facciamo. Ma saremo protagonisti nel momento in cui creiamo una sorta di sussidiarietà circolare, dove noi andiamo ad operare attraverso la metodologia del profit, spostiamo su no profit, ma restituiamo tutto alla comunità. Grazie. 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 Grazie a Bruno che ha, diciamo, secondo me, ha reso plasticamente quello che diceva prima il professor Zamagni, no? Di fronte alla crisi del welfare state, in un periodo di risorse pubbliche scarse perché tutti gli stati sono piegati dal debito, e in un periodo di crisi anche del welfare capitalism, come diceva lui, il vostro modello credo davvero interessante, no? In ogni slide c'era questa strisciata valore aggiunto, ecco lì sta secondo me il segreto un po' di quanto avete fatto. Allora, risaliamo ancora l'Italia, arriviamo finalmente nella regione del professor Zamagni, anzi no, una subregione, la Romagna, e quindi chiamo Antonio Tirelli, della comunità di San Patrignano, la comunità di San Patrignano che nasce come comunità di recupero per tossicodipendenti e poi in tutti questi anni è diventato insomma, impresa sociale, fondazione, ma ci racconti tu, prego. Buonasera, buonasera a tutti. In effetti non siamo molto abituati ad esprimere San Patrignano nel concetto dell'impresa sociale, però devo dire che, come spesso facciamo, ricordando le storie dei ragazzi, ricordando le loro emozioni, ricordando quanto di più intensamente vivono quando si riappropriano della loro vita, nel rispetto degli altri, nel rispetto dell'ambiente, nella sensibilizzazione, nella formazione a quanto è giusto, a quanto è buono, a quanto fa bene a tutti. A San Patrignano diciamo fa bene due volte, fa bene a chi è immediatamente indirizzato ad usufruire di quell'aiuto che San Patrignano offre, e fa bene a chi a San Patrignano partecipa in maniera più o meno diretta alle attività, alla mission, all'impresa sociale di San Patrignano. Quindi dicevo, circa 4 anni fa, io mi occupo di ragazzi, mi occupo di accoglienza di ragazzi e mi occupo di tutte le criticità, di tutte le fasi di progettazione che nell'ambito del loro percorso fino al reinserimento vivono. Ripeto, percorsi straordinariamente intensi di vita, di emozioni, di gioie, di sofferenze, di fatiche, ma che restituiscono ad una partecipazione sociale, affettiva, lavorativa, familiare, finalmente realizzata, finalmente appassionata, attraverso un percorso fatto appunto di impegno, di fatica, di condivisione, in un luogo
che ha dei confini, in un luogo grande, più di 300 ettari, in un luogo dove contemporaneamente vivono 1500 persone, dove ci sono 50 settori lavorativi. Mi collego all'impresa sociale. L'impresa sociale, abbiamo sentito già i temi estremamente affascinanti del sostenibile, del biologico, dell'efficientamento energetico, dell'energia sostenibile, del rispetto dell'ambiente, della tutela rispetto ai più deboli, alle classi più disagiate. Straordinaria l'introduzione del professor Zamagni, straordinarie le testimonianze di chi vive quotidianamente l'impresa sociale. Devo dire che quella frase di quella ragazza, in relazione a quelle che sono le nostre preoccupazioni, lì dove ancora una volta non siamo ascoltati in quello che diciamo, mi conforta molto. Quella frase di quella ragazza, quando io l'ho vista ed è arrivata particolarmente diffidente, era di opposizione a tutto, era di negazione di qualsiasi tipo di valore, di qualsiasi tipo di principio. Era emarginazione. Quella ragazza, una volta, nel definire San Patrignano, nel rispondere a delle domande rispetto a quello che aveva trovato a San Patrignano, ha detto: quando qualcosa è buono, puoi opporti finché vuoi, è buono. Quindi voglio fare un augurio e un in bocca al lupo a tutti voi che avete già trovato o state trovando uno spazio in questo mondo. Per descrivervi San Patrignano vorrei farvi vedere un video che è stato girato interamente, non solo nelle riprese ma montato, nel settore audiovisual di San Patrignano, dove ci sono dei ragazzi che stanno ritrovando la loro vita recuperandosi dalla tossicodipendenza, che sono stati straordinariamente bravi nel rendere San Patrignano, nel cercare quelle immagini negli altri insieme a loro che gli potessero dare la forza per andare avanti. Questo è il filo conduttore del video e prego la regia di mandarlo cortesemente. ...35 anni fa San Patrignano era solo un casolare immerso nelle colline riminesi. Era la fine degli anni 70 e il consumo di droga era diventato una vera e propria epidemia. Fu così che Vincenzo Muccioli, un entusiasta, un trascinatore carico di vitalità e di voglia di fare, pensò e diede vita a questa comunità per dare una risposta concreta di amore e solidarietà a chi aveva bisogno di aiuto. Da qualche roulotte donata dopo un terremoto iniziò a svilupparsi una realtà unica nel suo genere. Qui trovarono una casa ragazzi tossicodipendenti, persone che avevano più paura di vivere che di morire. Vincenzo non c'è più da tanti anni, ma rivive in questo luogo ogni giorno, attraverso chi, seguendo il suo esempio, ha continuato a credere nella vita. A guidarla, come lui voleva, oggi sono quelle stesse persone che un giorno hanno bussato alla sua porta in cerca di una speranza, e molti altri arrivati nel tempo che hanno deciso di donare il proprio impegno per una storia di rinascita che non deve avere fine. San Patrignano non è facile da raccontare, perché in fondo è un po' come la vita di ognuno di noi. Finché non la vivi, non puoi comprenderla. Ogni vita è unica, è irrepetibile, perché unico è il cammino di ognuno. Ma prendendosi per mano il cambiamento non è impossibile. Ogni giorno può essere quello giusto, per crescere, per cambiare, anche per chi troppo a lungo ha preferito l'ombra alla luce. Molti si chiedono cosa serve per riuscire a smettere. Cosa si fa a San Patrignano per aiutare i ragazzi a ritornare liberi? Sin dal suo ingresso, ogni ragazzo è affiancato da un altro entrato da più tempo, che avendo vissuto le sue stesse difficoltà, può comprenderlo e farlo sentire meno solo. Non riuscivo a credere che comunque volessero sapere veramente come stavo, o cosa avessi, che sofferenze provavo, o quali erano le mie paranoie, quali erano i miei problemi durante la giornata, o quali erano le mie difficoltà. Giorno dopo giorno ci si accorge che la ricostruzione della persona comincia dalle piccole cose. È attraverso il lavoro quotidiano che un ragazzo può mettersi in gioco affrontando i propri limiti e scoprendo o ritrovando le proprie potenzialità. Non ero abituata a lavorare, soprattutto a stare nei campi, quindi ho fatto fatica. Avrei bruciato tutta la vita. Oggi ho una grande passione per il vino, per la viticoltura, quindi sono contento oggi come oggi di essere in questo settore, di imparare un lavoro che mi piace
che ho scoperto qua. Molti artigiani e professionisti in diversi settori donano il loro sapere ai ragazzi ed ogni risultato ottenuto gratifica e motiva ad andare avanti. Può capitare che si entri a Sampa con una figlia. Vuol dire che comunque hai una grossa responsabilità, che all'inizio quando arrivi non ti rendi nemmeno conto di cosa vuol dire essere mamma e cos'è proprio il ruolo di mamma. Qui possono vivere il percorso avendo accanto i loro bambini. La comunità li sostiene in tutto, orientandole verso la ricostruzione del nucleo familiare. Così i piccoli crescono tutelati, usufruendo del nido presente in comunità, del doposcuola per i più grandi, del pediatra e offrendo diverse attività ludico-sportive. San Patrignano accoglie i ragazzi in modo completamente gratuito. La comunità offre ai ragazzi in percorso una casa, il calore di una famiglia, cure mediche, assistenza legale. Sin da quando sono arrivato hanno preso in mano tutte le mie situazioni burocratiche della giustizia, dai. Mentre fuori dovevo essere io che chiamavo l'avvocato, qui fa tutto l'ufficio legale, quindi mi fanno star tranquilli anche su quell'aspetto là. Dovrebbero tutti quanti venire a visitare San Patrignano, perché poi San Patrignano comunque ti trasmette proprio quel senso di ordine, quel senso di serietà, quel senso di professionalità. Infatti tante persone dopo si ricredono, perché uno pensa che il tossicodipendente rimane sempre il tossicodipendente. Invece qui poi vedete dei ragazzi molto precisi che portano avanti il loro lavoro col massimo della serietà. Io non mi sento meno di nessuno. Quando uno trova la passione, poi le cose le porta avanti con il massimo dell'impegno. Cerco la qualità. Grazie. Un po' di storia. Era il 1978 quando la comunità di San Patrignano, fondata da Vincenzo Muccio, gli nasceva sulle colline riminesi per dare una risposta ad un disagio e ad un problema dilagante, quello della droga. Era il 1978 e da allora sono entrati 25.000 ragazzi a San Patrignano, sono 1.500 i ragazzi presenti adesso, circa 300 ragazzi, 350 ragazzi l'anno come nuovi ingressi. Un problema che viene definito dalla comunità scientifica, psicosociale, come un problema nel DSM questo, un problema cronico e recidivante. Per quanto riguarda la realtà di San Patrignano, i numeri sono questi. Alla fine di un percorso misurato scientificamente in una ricerca condotta con l'Università di Padova e di Bologna, ha dimostrato come il risultato prodotto dal percorso di terapeutico di recupero di San Patrignano sia del 72% di affrancazioni a 2 anni dal termine del percorso. Sono dati difficili da descrivere rispetto al panorama mondiale che si è occupato di tossicodipendenza. Il 92% dei ragazzi che esce dalla comunità esce con un lavoro, con una situazione sociale, familiare, affettiva stabile. Abbiamo il 92% di ragazzi che entrano il primo anno, che completa il primo anno di percorso, con una straordinaria capacità di ritenzione. Questo si può raggiungere solo avendo a cuore i ragazzi stessi, tutte le loro problematicità, di cui San Patrignano si fa carico a 360 gradi per 24 ore al giorno, per tutti i giorni dell'anno. Dopo un po' di tempo questo straordinario modello che si occupa di loro, mette loro al centro, in tutte le loro esigenze, in tutti i loro bisogni, tanto più avvertiti perché nascono da una criticità, viene ad assumere una caratteristica etica, diventa un principio ispiratore, diventa un nuovo modello di vita per ogni singolo ragazzo. I ragazzi ci tengono ad esportarlo, ad esprimerlo con un esempio, a dimostrarlo, e questo gli consente di raggiungere dei successi, di vincere delle sfide positivamente, in maniera sempre rispettosa. Questo li affranca completamente e questo fa sì che San Patrignano possa replicarsi
Abbiamo cercato di trovare delle attività formative perché diventava sempre più difficile reinserire nel mondo lavorativo dei ragazzi. Quindi nell'ambito della filiera, della qualità e dell'eccellenza al quale San Patrignano si esprime per poter appassionare alla vita, nel tempo ha aggiunto anche delle attività di trasformazione, delle attività di ristorazione e abbiamo cercato, per dare la giusta formazione ai ragazzi, le più alte professionalità nell'ambito, nel settore economico. Ci siamo resi conto nel tempo che chi esprimeva meglio e con successo anche le attività economiche, oltre che quelle formative, erano proprio i ragazzi. Su questa base siamo partiti per creare nuova attività lavorativa con un modello di social franchising che stiamo cominciando a sperimentare. Il primo partirà a settembre a Verona, con una ristorazione molto, molto easy, molto facile, ma sempre con dei prodotti di San Patrignano che quindi seguono il concetto della filiera. Noi cominciamo a occuparci della produzione di foraggi e dei mangimi, abbiamo le nostre formule di alimentazione zootecnica, alleviamo i nostri animali, mungiamo il loro latte e lo trasformiamo fino alla vendita finale. Quindi questo prodotto di grande, straordinaria eccellenza, questa filosofia che segue la formazione e la produzione di qualsiasi settore di San Patrignano, poi garantisce anche l'esportazione del sistema e quindi la replicazione del sistema. Questo ha permesso che tanti ragazzi potessero nel tempo trovare lavoro. E il concetto della multidisciplinarità e della partecipazione allargata che sostituisce il welfare, che è sempre più in crisi, richiama imprese e privati a concorrere nel sostenere un modello che crea benessere, che fa risparmiare. San Patrignano costa zero alle famiglie, alle istituzioni. Lo scorso anno in comunità avevamo 140 ragazzi in alternativa delle pene detentive, avrebbero dovuto essere in carcere. Questo ha comportato un risparmio per il Ministero di Grazia e Giustizia di circa 7 milioni di euro. San Patrignano è gratuita ed è di tutti, è sempre più un bene nazionale, un bene italiano, è sempre più internazionale. Siamo stati riconosciuti come best practice all'ONU da Ban Ki-moon come la realtà di maggiore efficacia rispetto al recupero e alla prevenzione della tossicodipendenza. E siccome San Patrignano è di tutti, ci tengo, a nome dei 1500 ragazzi presenti in comunità, ad invitarvi tutti a venirci a trovare a San Patrignano. Grazie. Grazie, grazie a Tinelli. E l'ultimo intervento è di Stefano Granata, che è presidente del gruppo cooperativo CGM, un gruppo cooperativo grande perché aggrega circa un migliaio di cooperative. Tenete presente che le cooperative sociali in Italia sono circa 13.000, quindi sono poco meno del 10%. E come presidente del gruppo cooperativo CGM, in questi anni Stefano ha innescato anche meccanismi di innovazione che ti chiedo di raccontare. Prego. Buonasera a tutti. Rubo due minuti del mio intervento partendo da questa considerazione. In genere finisco, chi mi conosce, soprattutto nel mondo dell'impresa sociale, l'impresa sociale richiede degli atteggiamenti. E due fondamentali: entusiasmo, il primo, e coraggio. Nella giornata di oggi mi sono reso conto già che la presenza e l'energia che portano i delegati da tutto il mondo a questo forum per noi italiani è già un grande regalo. È un grandissimo regalo perché infonde questi due atteggiamenti che sono coraggio ed entusiasmo. Un applauso per tutti loro, che è un segno di ospitalità ma anche di gratitudine. E dirò anche perché. Qual è la sfida dell'impresa sociale oggi in Italia? L'impresa sociale per 30 anni, molto legata alla figura giuridica della cooperativa sociale, è stato il modello tramite il quale lo Stato ha sostenuto il sistema di welfare. Ha esternalizzato questo servizio, l'ha dato all'impresa sociale che era più motivata, costava di meno, distribuiva su più il territorio. Oggi questo scenario è cambiato non solo perché sono diminuite le risorse del welfare e il sistema è andato in crisi, ma è cambiato lo scenario italiano. Un dato per tutti: la povertà in Italia negli ultimi 20 anni aveva
percentuali bassissime sulla popolazione e ancora più marginale era l'avvicinamento alle soglie di povertà. Il dato di Istat degli ultimi due anni evidenziano che quasi il 30% della popolazione italiana si avvicina alle soglie di povertà. Non è ancora nella povertà, ma si avvicina alle soglie di povertà. Voi capite che è un paese che non è abituato a questo contesto. E oggi le domande in Italia dei cittadini, di chi lo abita, che abita questo paese, sono tornate a essere di casa, di abitazione, di salute, di educazione, di mobilità, di energia, cioè tutti i beni che fino a qualche anno fa erano garantiti alla gran parte della popolazione, oggi vengono messi in discussione. E allora è qui e su questo campo che può giocarsi la scommessa dell'impresa sociale. Come? Innanzitutto riproponendo un modello che sia inclusivo. La forbice che sta avvenendo in questo paese, come in tante parti del mondo, è che si sta allontanando la parte più ricca dalla parte più povera. E allora il ruolo dell'impresa sociale non può essere più redistribuire una ricchezza che non c'è più in questo paese. Ma il ruolo dell'impresa sociale può diventare quello di produrre essa stessa ricchezza, perché senza ricchezza non ci può essere sviluppo di un paese. E con le sue caratteristiche di modello economico avere un potere redistributivo che abbassi, che accorci la forbice che allontana la parte ricca dalla parte povera del paese. Però per fare questa scommessa l'impresa sociale ha bisogno di alcuni atteggiamenti. Il primo, ha bisogno di alleati. Non può essere più limitata a una piccola parte di imprenditori, cooperatori sociali che si sono dedicati alla parte più povera o più in difficoltà, più fragile della popolazione, ma ha bisogno di riscrivere un patto all'interno del proprio contesto sociale, attirando altri interessi, attirando altre attenzioni, attirando capitali. Dico questo perché passare da una politica di rendicontazione di spesa, che era la spesa pubblica, a una politica di investimento richiede ovviamente dei capitali. E io credo che oggi ci sia la maturità per portare, per investire questi capitali per dei beni comuni. E l'impresa sociale può essere il luogo dove diverse istanze, diverse competenze, diversi aneliti possono convergere per una scommessa comune. Significa arricchire competenze, significa allargare il campo, significa diversificare la risposta, significa ridare al lavoro la potenza redistributiva della ricchezza. L'altro passaggio fondamentale, e anche qui vorrei essere molto chiaro, non è legato solo a come si amministra, a come si investono i capitali, ma anche sugli oggetti. Gli oggetti, come avete visto da alcuni esempi e come tanti di voi so che hanno visitato in questi giorni, molte imprese sociali che avete visitato erano della rete CGM e spero che abbiate potuto cogliere qualcosa di interessante, il dato vero è che in queste operazioni, in queste attività imprenditoriali, noi stiamo avvicinandosi anche ad altri mondi, a non a mondi che si occupavano solo del social nel senso più stretto del termine, o comunque del welfare. Ma c'è in ballo proprio la scommessa di un modello economico sostenibile. Dicevo competenze, c'è anche un'altra necessità fondamentale, io su questo mi soffermo sempre, credo che sia una questione dirimente. Mi piace vedere che qui oggi c'è anche una presenza anagrafica giovane. Noi non abbiamo solo bisogno di gioventù di idee, non abbiamo bisogno solo di gioventù anagrafica, di entusiasmi, abbiamo bisogno anche di persone che giochino l'intera loro scommessa sul tema dell'impresa sociale. La loro capacità professionale, il loro entusiasmo, il loro coraggio, il loro talento, la loro eccellenza nella scommessa dell'impresa sociale. Perché? Perché non è una parte marginale dell'economia, non è più destinata a essere una parte marginale dell'economia, ma può essere il motore che riequilibra non solo quello che è la capacità di distribuire un paese, ma addirittura di un pianeta. Io mi auguro, guardate, sono brevissimo e termino qua per recuperare il tempo,
mi auguro che da questo forum il famoso, dico, delle due amiche inglesi che hanno presentato l'esperienza precedente, il Lighthouse, il faro, che questo forum possa essere un faro per la politica, un faro per l'economia, dove ci venga a dire che l'impresa sociale è un modello economico sostenibile per tutti. Un modello economico sostenibile per tutti. Viva l'impresa sociale, forza impresa sociale. Grazie, grazie a Stefano Granata, che ringrazio particolarmente perché ha restituito nel suo intervento anche diciamo, i punti problematici, no, dell'impresa sociale, perlomeno come la stiamo vivendo in Italia, i punti di contraddizioni, le spinte e controspinte. Quindi grazie. Elena, abbiamo ancora 6 minuti? 4? Allora una cosa, guarda, una battuta ciascuno. Cioè, se noi dobbiamo dire, diciamo, ai non italiani qual è la caratteristica, come si dice, io e il professore siamo calvi, lui ha capelli neri, la caratteristica della impresa sociale made in Italy. Com'è che la... Voi avete un microfono sulla... Cominciamo a Tinelli. Qual è la caratteristica dell'impresa sociale italiana? Visto che siamo a Expo, vai. Io credo che la forza dell'impresa sociale italiana oggi sia non tanto avere delle idee nuove, quanto riuscire a superare e dimenticare le vecchie. Quindi la sintetizzerei in questi termini qui: progetti importanti, non progetti urgenti. Grazie. Bruno? Ma una... Vai, si sente? Ma una riflessione rapidissima. Il tema dell'impresa sociale io lo leggo essenzialmente... Riflessione no, battuta. Battuta, okay. Battuta, più veloce. È la giusta dinamica sociale imprenditoriale, è un'evoluzione della cooperazione sociale che coniuga due aspetti. L'uno, quello dell'investimento in termini imprenditoriali, quindi anche un po' di rischio imprenditoriale che è opportuno che ci sia, ma dall'altro la giusta coniugazione di quelle che sono le finalità sociali, quindi avere da un lato la mission collegata all'investimento d'impresa. Grazie. Professore, prima Granata e poi tu. Noblesse oblige. Sì. Molto brevemente, l'impresa sociale in Italia passa, come dicevo prima, da essere il modello di sostegno del welfare a essere invece un modello economico di impatto, cioè che non solo risponde ai propri cittadini, ma che li coinvolge interamente, coinvolge un intero contesto sociale per costruire un modello economico. Non è più una release di alcune centinaia di volenterosi cittadini che vivono nel recinto, ma diventa una splendida opportunità per tutta la comunità. Grazie, professore. Direi che due parole dicono della specificità del modello italiano. La prima è la biodiversità, che ancora non è stata ampiamente compresa, ma sicuramente. Il fatto cioè che sono tante le forme di imprenditoria sociale e tutte sono legittime e devono trovare il modo di... La seconda parola è l'antidicotomizzazione, cioè contro le dicotomie. C'è un'espressione americana che dice business is business, gift is gift, cioè gli affari sono affari, la donazione è la donazione. Questa è la tipica espressione della dicotomizzazione, separare il momento della produzione, del reddito, della ricchezza, dal momento della distribuzione. Nella tradizione italiana, anche se non sempre applicata, soprattutto in tempi recenti, non c'è mai stata questa dicotomia. Bisogna distribuire mentre si produce, e mentre si produce si anche distribuisce. Questa, fra l'altro, è la ragione per cui recentemente, negli ambienti anglosassoni, non si parla più di redistribution, ma di pre-distribution. Questa è un'acquisizione che ha allacciato alcuni premi Nobel dell'economia americani, che dicono che c'è un processo di avvicinamento tra le due sponde dell'Atlantico, e questo non può che far sperare in bene e in meglio. Grazie. Grazie, un applauso a loro che si sono raccontati e si sono raccontati in maniera efficace. Grazie a tutti, ridò la parola a Elena. Grazie. Ciao, grazie. Dopo sì. Grazie. Ciao. Ciao.
Thank you very much. You made me feel very proud to be Italian.